Allora, fra i tre ho provato con tre flauti dolci. Questo che è quello più costoso non mi veniva bene. Il suono è troppo denso, secondo me, per questo tipo di musica. Questo invece è il contrario, troppo arioso. Troppo arioso. Bene, però. Stranamente, questo che costa molto di meno è quello che mi piace di più, forse per il mio modo di suonare. Allora, è barocco, mentre questo è un po' più antico come suono, un po' più aperto, molto più flautato, diciamo, col suono di un flauto, diciamo, leggermente più simile a quello che abbiamo in mente, un flauto traverso, perché là è molto più larga la parte interna, cioè più largo il tubo, e i fori sono più aperti. Però questo è come quest'altro, è meno elaborato perché costa di meno, però è in acero, quindi gli dà questo suono un po' più. Invece questo è proprio, c'è pure uno peggio o meglio, in ebano, che è ancora. Parte un po' più difficile da suonare. Io ho ripreso da una settimana, non suonavo da anni il flauto dolce. La differenza è enorme, eh? Questo è un po' una via di mezzo. Ho fatto qualche errorino, ho fatto un sì. Considerando che non lo sono tantissimo tempo. Allora, questo è il Moog, quello del modello scolastico. Il primo che ho avuto era di questo qui, ma era la dirigiatura tedesca. Questo invece è la dirigiatura. Adesso li tengo aperti. Tanto col caldo si asciugano, non ho suonato tanto. Di questo ho anche la versione in plastica, di questo. La versione plastica di questo. Ah sì, qui l'ho colorato io, questa. La parte qua è un arancione. Allora, questo però è un suono diverso, perché guardate, non si vede qui. È dritto e ampio, diciamo quelli più espressivi hanno il foro più curvo qua. Vedete? È più stretto. Questo no, ecco perché è più facile, però sugli acuti diventa un po' meno gestibile. E invece questo è proprio quello barocco, così, che è più espressivo. Questo, sì, c'è anche quello, però un po' ci riesce a dare un po'
espressione, con il fiato. Bisogna non fare solo le note. Lo so, per me non è una grande interpretazione, non suono, ti ripeto, non suono da anni. Cioè, ho suonato sporadicamente, ma non l'ho suonato seriamente, mettendomi proprio a esercitarmi. Lo prendevo, facevo, campavo un po' di rendita. Questo è il libro, c'è tanti libri che ho preso negli anni 2010. Cioè no, sì, questo è eccezionale. Vabbè, piano, poi riuscirò a metterlo tutto insieme. Se faccio un gruppo, suonerò la chitarra e poi suonerò questi. La chitarra e l'ukulele, eh. Ora devo riprendere un po' l'ukulele. Questi 10 giorni l'ho un po' trascurato l'ukulele. Comunque, il mio primo strumento, a parte uno di plastica che ho avuto qualche mese prima di comprare, questo era questo, ma non questo in particolare, però questo modello, ripeto, aveva la diteggiatura tedesca che io aborrisco. Infatti, quando l'ho ripreso alcuni anni dopo, tutti con la diteggiatura barocca, anche perché si può comprare quello che ti pare, perché tutti i modelli seri sono tutti in con diteggiatura barocca. Però, a parte che mi ricorda quel periodo, quindi questo. Però non è male, c'ho anche il rondò, poi verrò a sentire quando piano piano riprenderò, magari metterò nell'altro canale, non questo dove sono più strumenti a corda, però è un lato di me che quasi nessuno conosce su questo canale. Va bene, arrivederci.